Questo è Esploratori del Sesso Insolito, il podcast che racconta cose strane per capire quelle quotidiane. In questa seconda stagione scopriamo un modo più etico e consapevole di pensare l'eros, per vivere meglio con noi stessi e le persone che amiamo. Chi ci accompagnerà in questo viaggio è Aizad, coach, scrittore e insegnante specializzato in sessualità. L'episodio di oggi si intitola Snuff, porno per un mondo senza speranza. L'ultimo tassello del puzzle, in realtà solo una conferma formale di quel che avevano già capito tutti, è arrivato qualche settimana fa sotto forma del rapporto di un medico legale. La 21enne inglese Hope Bardane, insegnante di sostegno e camgirl nel tempo libero, non è morta per semplice incidente, ma è stata vittima del comportamento criminale di un suo cliente. Come dire, è venuto il momento di ragionare un po' su un caso così strano che quando ne sentii parlare per la prima volta pensai istintivamente che fosse una fake news. Il 15 marzo 2018 Hope è deceduta durante un gioco erotico di controllo del respiro. Questa purtroppo non è la parte insolita. La sfissiofilia è la pratica sessuale più pericolosa in assoluto, con una media globale di 3 morti ogni giorno. Il fatto è che la ragazza stava esibendosi via internet per Jerome Danger, che in quel momento era a 400 km di distanza. L'uomo era un suo cliente abituale che nell'arco di 3 mesi le aveva pagato 2.300 sterline per realizzare in diretta fantasie di vario genere, ma spesso accomunate dall'elemento centrale della respirazione, dal soffiare fumo di sigaretta verso la telecamera ad appunto strangolarsi. Secondo chi la conosceva bene, lei aveva iniziato l'attività di camgirl un po' per trovare emozioni forti, ma soprattutto per raccogliere il denaro necessario a finanziare un centro per adolescenti disabili. Vi lascio immaginare i giochi di parole sul suo nome, che tradotto in italiano voleva dire speranza. Viene da pensare che la Bardane avrebbe potuto semplicemente simulare gli effetti del soffocamento per evitare rischi inutili. Cosa abbia portato all'incidente letale rimarrà quindi un mistero, ma un particolare si sa per certo. Danger vide tutto e per oltre 20 minuti rimase davanti allo schermo senza allertare nessuno. Il seguito della vicenda è un po' più confuso. La polizia è risalita senza difficoltà all'uomo, che è stato arrestato non per omissione di soccorso o induzione al suicidio, ma perché durante la perquisizione del suo cellulare erano state rilevate 47, tra virgolette, immagini e video pornografici illegali del peggior tipo, come dice la definizione del giudice incaricato del caso. E qua bisogna fare una piccola parentesi. Benché James Danger evidentemente non fosse una brava persona, la legislazione inglese segue criteri molto ampi e piuttosto stravaganti per stabilire quali atti sessuali possano essere rappresentati. Nel caso specifico, la cronaca cita persone in principio chiaramente vive e che sembrano essere morte alla fine. Ma anche questo potrebbe non essere molto significativo. Proprio nel Regno Unito il famosissimo caso Spanner ha visto l'arresto di 16 persone teoricamente coinvolte nella produzione di video che immortalavano omicidi rituali, fra cui erano comprese però anche le vittime, che in realtà stavano benone anche perché si trattava di semplici registrazioni di festini BDSM fra amici. Non si sa inoltre quanti file fossero solo illustrazioni, né di che genere di video si trattasse. È stato infatti ripetutamente provato che l'esistenza di un mercato di snuff movie, cioè di video di uccisioni, magari dopo tortura, è solo una leggenda urbana. Nella quasi totalità dei casi, gli appassionati collezionano spezzoni contenenti effetti speciali oppure di pubblico dominio, registrati magari da telegiornali poco etici che mostrano incidenti, suicidi o le truculente minacce di terroristi vari. È quindi piuttosto probabile che Danger avesse solo pessimi gusti, senza essere davvero un criminale nel senso più comune del termine.
L'indizio più forte al riguardo è che durante le indagini sulla morte della Bardin, l'uomo stesse scontando una condanna relativamente mite di 15 mesi, cioè molto meno di quanto prenderebbe qualcuno in possesso di materiale realmente preoccupante. Tutto ciò comunque poco importa, perché Dengar si è suicidato dopo pochi mesi di prigione e ben prima di un verdetto sul caso Hope. Quel che resta è semmai una brutta serie di domande, a cominciare dalla più evidente. Com'è possibile che qualcuno provi eccitazione sessuale per la morte, reale o simulata che sia, di un'altra persona? Le risposte sono diverse e probabilmente tante quante gli individui che soffrono di tale disturbo mentale, ma le si può ricondurre a due grandi categorie generali. La prima è comune con tutte le patologie sessuali basate sugli squilibri di potere, un bisogno disperato di recuperare il controllo sulla propria vita. Chi vive nella paura, giustificata o meno, di essere in balia degli eventi, di non contare nulla o di essere alla mercé di persone malvagie, adotta infatti strategie di coping in ogni ambito. C'è chi abbraccia una visione del mondo cospirazionista, chi si abbandona alla paranoia, convinto che ogni male dipenda da gruppi convenientemente incapaci di difendersi dalle accuse, e chi, come un animale chiuso in un angolo, semplicemente aggredisce chiunque gli sia diverso. Nella sfera sessuale, caratterizzata dall'essere naturalmente disinibita e avere meno filtri, le cose si fanno ancora più esplicite. Semplificando, si sceglie di dimostrare il proprio potere assoggettando e facendo soffrire il partner, nel caso del sadismo patologico, oppure scegliendo consapevolmente almeno il ruolo di vittima, cedendo quindi all'altro ogni responsabilità del proprio dolore, nel caso del masochismo patologico. Disporre della vita di qualcuno è la forma più estrema di tutto ciò. Pertanto non sorprende che questo tragico teatrino mentale ricorra nelle situazioni di crisi. Le violenze sessuali aumentano di pari passo col disagio sociale. Vivere quindi in un mondo che ci bombarda di cambiamenti rapidissimi e che i media ci descrivono come surreale e allarmante si riflette anche sulla percezione dell'eros. Della seconda causa abbiamo già parlato spesso. L'educazione alla sessualità è stata delegata al web e senza una guida la gente ha la pessima abitudine di confondere la fiction dei porno con la realtà. Ma il modello economico della ricerca di click, pagati a tutti i costi, ha investito la pornografia tanto quanto il mondo dell'informazione. In quest'ultimo ci sono fake news polarizzanti per fare clickbaiting. Sui siti per adulti pullulano invece interi generi nati più per scioccare che per eccitare. Come ha dichiarato Dengar stesso, non è tanto una questione di gratificazione sessuale, quanto di curiosità. O, come si dice, di novelty seeking, un fattore psicologico ben noto che corrisponde alla ricerca compulsiva di nuovi stimoli per compensare la suefazione a narrazioni, non solo in ambito erotico, sempre più spettacolari, emozionanti, intense. Solo che prendere per buone certe performance estreme ha fatto sì che già prima di aver compiuto 17 anni il 13% delle ragazze sia stato strangolato durante il sesso e che un quarto delle donne statunitensi abbia paura per la propria incolumità ogni volta che va a letto con qualcuno. Vi interrompo un attimo per ricordare una cosa importante. Nelle note dell'episodio c'è il link diretto all'articolo che contiene tutti i collegamenti per approfondire l'argomento. E se vuoi saperne di più, il sito aizat.com contiene centinaia di altri articoli interessantissimi. Il fatto che online esistano intere sottoculture erotiche dedicate alle fantasie dolcettiane, che derivano dal nome di un artista specializzato in pin-up con l'ambizione di essere impiccate, impalate o cucinate vive, non aiuta. I loro utenti, di ogni sesso, finiscono inevitabilmente per normalizzare, almeno in parte, l'idea che ammazzare le persone possa essere un divertente gioco erotico.
Una serie di interviste condotte dalla testata britannica Mirror dopo la morte di Hope Braddon ha evidenziato come richieste di pratiche pericolose e clienti squilibrati facciano parte della routine quotidiana per molte camgirl. La famiglia della ragazza ha comprensibilmente lanciato una petizione per dare una regolamentazione più stretta alla prostituzione online, che sembra tuttavia impraticabile. Ciò però non vuol dire che non si possa fare nulla per combattere le derive malsane della sessualità. Come ripeto spesso nei miei libri e nelle mie lezioni, la differenza fra le forme patologiche delle parafilie e la loro espressione sana sta tutta nella cultura in cui vengono inquadrate. Un criminale come James Dengar, che resta a masturbarsi guardando una persona che muore, è, prima di tutto, intrappolato in una visione autoreferenziale del sesso. L'unica cosa che gli interessava era il suo piacere, per contorto che fosse, fregandosene altamente del benessere della partner che esisteva solo in quanto strumento per ottenere l'orgasmo, né più né meno di un sex toy inanimato. Si tratta dello stesso approccio di ogni delinquente sessuale, dal serial killer al molestatore magari inconsapevole in stile Me Too. La cultura sex positive, con tutte le sue diramazioni specifiche, quali per esempio quella del BDSM, è composta invece di principi, soprattutto etici, e di conoscenze che non servono solo a godere di più, ma anche a sviluppare l'empatia fra i partner. Esporsi a concetti quali la gestione del consenso, l'SSC, la negoziazione, il sesso sicuro, le safe word e così via, ridefinisce inevitabilmente la propria idea di sessualità, inculcando la nozione che si tratti di qualcosa che si fa insieme e per il piacere di tutti, non utilizzando l'altro. A parte escludere tutte le pratiche pericolose, i gesti non cambiano molto. Quello che cambia è l'intenzione con cui vengono compiuti. Pensare che possa esistere una singola soluzione magica a tutti i problemi di violenza e criminalità sessuale sarebbe ingenuo, ma nella lunga attesa dell'introduzione di una seria educazione sessuale nelle scuole, il primo passo possiamo farlo noi. Il manifesto degli esploratori sessuali riassume i principi della sex positivity in una dozzina di punti chiari e facili da applicare alla vita quotidiana, anche senza essere attivisti schierati. Il trucco, in fondo, sta tutto nell'imparare a vivere bene con noi stessi e con i nostri partner. Da lì poi si tratta solo di condividere quando possibile la nostra visione del mondo con gli altri. Le vere rivoluzioni, dopo tutto, si fanno così, con calma, una persona alla volta, aggiungendo qualcosa alle loro vite anziché togliendolo, e senza mai perdere più la speranza di un mondo migliore. Abbiamo ascoltato Esploratori del sesso insolito. Esploratori del sesso insolito. Un podcast di iZad. Questo era uno degli articoli che puoi trovare sul mio sito, insieme a video, libri in anteprima gratuita e tanto altro materiale. Prima di concludere, voglio ricordarti che il sesso dovrebbe essere sempre un piacere, non un problema, anche quando è insolito. Se però non te lo stai vivendo bene, come coach posso aiutarti a scoprire la strategia ideale per ritrovare la felicità. Contattami tramite il sito aizad.com, scritto AYZAD, e segnalami di avere ascoltato il podcast per ricevere uno sconto del 20% sul primo appuntamento. Se ti è piaciuto ascoltarmi, ti invito a seguirmi anche su YouTube e i social network e soprattutto a iscriverti alla mia newsletter in modo da ricevere via mail nuovi articoli, recensioni e gli inviti agli eventi che organizzo. A risentirci presto!